Buon pomeriggio dal TGR. Dunque, tiene banco in questi giorni la questione alta velocità. L'idea di un Frecciarossa in partenza da Perugia non piace a molti comuni e comitati delle zone sud dell'Umbria, che si sentono tagliati fuori e quindi propongono soluzioni alternative. Se ne è parlato oggi in Consiglio regionale. Rosario Carello. L'alta velocità divide il Consiglio regionale, tutti d'accordo sul volerla ma non sul come. La proposta in campo è quella firmata dalla maggioranza e già discussa con Ferrovie dello Stato, e cioè anticipare da Perugia alle 5.15 il Frecciarossa che attualmente parte da Arezzo un'ora dopo, arriva a Milano alle 8.40. Il sud dell'Umbria però non ci sta, Terni e Foligno, per citare due città, peraltro amministrate dal PD, sarebbero tagliate fuori. Così, mentre la Presidente Marini ipotizza una fermata anche ad Orte, dal PD arrivano le rassicurazioni. Va visto come un primo passo. Un primo passo che non è una privazione per gli altri, anzi, credo ci sono alcune ipotesi sul tappeto già presenti in quella mozione che abbiamo votato, perché erano 4 punti e il primo punto era questo arretramento del Frecciarossa-Perugia, ma ce ne sono altri 3 sul tema del Freccia Bianca-Spoleto, sui collegamenti su Terni. Contrario il centrodestra. Noi riteniamo che il servizio Frecciarossa 1000 debba partire da Terni e debba includere le fermate di Spoleto, Foligno, Assisi, Perugia, Terontola e poi arrivare al nodo di Arezzo, entrare in alta velocità ferroviaria per Firenze, Bologna e Milano. Per i 5 Stelle è elemosina ferroviaria. E abbiamo anche sostenuto che non è un'ipotesi particolarmente rilevante sul piano trasportistico, perché l'orario è antelucano, le 5 del mattino, e non è facile raggiungere, è di fatto impossibile raggiungere Perugia attraverso le strade ferrate a quell'ora. Allora, l'alternativa qual è? L'alternativa è cercare di servire tutti i territori in un orario più fattibile. Sia Ricci che Liberati indicano come modello la Basilicata, che ha usato fondi europei per avere treni che collegano all'alta velocità più vicina, Salerno, con un riscontro interessante, dicono, anche dal punto di vista economico.